Salve cari amici, oggi parleremo di una cosa davvero importante, come il percorso verso la sicurezza finanziaria. La sicurezza finanziaria è, da una parte, un certo obiettivo o piuttosto uno stato che una persona cerca di raggiungere. D'altra parte, per raggiungere qualsiasi obiettivo è necessario agire. Nel nostro caso, possiamo semplicemente descrivere le azioni che una persona deve intraprendere per raggiungere la sicurezza finanziaria. Queste azioni sono molto semplici: conservate e accumulate la vostra ricchezza, non importa quanto grande o piccola possa sembrarvi. Vedete, la prima cosa è conservare, la seconda accumulare, non il contrario. Prendiamo ad esempio la definizione della parola investimento da un dizionario convenzionale. Gli investimenti sono beni monetari o altre proprietà che vengono investiti in oggetti di attività imprenditoriale per ottenere profitto. Come vedete, l'investimento è più uno strumento per accumulare ricchezza e la sicurezza finanziaria è più uno strumento per conservare la ricchezza. Questa è la principale differenza tra l'area della sicurezza finanziaria e degli investimenti. Sono solo cose diverse. Come ogni strumento, la sicurezza finanziaria richiede un trattamento efficace. Per esempio, diamo un'occhiata alla situazione con la criptovaluta Bitcoin. Nell'ultimo anno abbiamo assistito a un forte aumento dei prezzi. Questo è stato davvero impressionante. Ma d'altra parte, rispondiamo onestamente a una domanda: saremo in grado di risparmiare il denaro investito in Bitcoin entro un periodo di 5 o 10 anni? Se non siamo sicuri al 100% di questo, allora queste azioni non portano alla sicurezza finanziaria. Il percorso verso la sicurezza finanziaria è sempre la stessa sequenza esatta. Prima di tutto, conservate la vostra ricchezza, poi accumulatela. Se non riuscite a conservare una cosa, allora non potete accumulare nulla. La pratica della sicurezza finanziaria non è rappresentata dal fatto di guadagnare o non guadagnare denaro. Non si tratta neanche di spendere soldi o non spendere soldi. La pratica della sicurezza finanziaria riguarda un modo specifico e ragionevole di fare le cose. Non è possibile raggiungere la sicurezza finanziaria se si pensa di seguire la sequenza in modo diverso. La sequenza corretta di azioni che invariabilmente vi porteranno al successo è conservare e accumulare. Vedete, la sicurezza finanziaria diventa piuttosto complicata se iniziamo a fare qualcosa di sbagliato. La povertà è un'enorme difficoltà. La povertà non porta alcun piacere. Tutto intorno diventa molto problematico. È solo una lotta per l'esistenza. Quindi, signore e signori, con quali mezzi agirete per raggiungere lo stato di sicurezza finanziaria? Ci sono tre fattori chiave per qualsiasi attività: conoscenza di cosa fare, conoscenza del come farlo, sapere come comportarsi in diverse situazioni. Spero che abbiate già la risposta alla prima domanda. Che cosa si deve fare per raggiungere la sicurezza finanziaria? Conservate e accumulate la vostra ricchezza, grande o piccola che sia. La risposta alla seconda domanda: come raggiungere lo stato di sicurezza finanziaria? Questo è l'argomento del mio prossimo discorso. In questo momento, tutto quello che posso dire è che abbiamo due diversi tipi di strumenti nella nostra azienda. E la risposta alla terza domanda: come comportarsi in diverse situazioni? Anche questo è il tema del mio discorso separato. Quelli tra voi che hanno partecipato alla conferenza a Monaco di Baviera nel novembre del 2017 mi hanno già sentito parlare del codice di Aristippo. Esso è un intero insieme di regole di condotta che portano una persona al successo. Questi tre fattori combinati offrono tutte le competenze necessarie per raggiungere lo stato di sicurezza finanziaria. Naturalmente, a condizione che lo vogliate davvero. Iniziate subito a costruire la vostra sicurezza finanziaria,